Eccoci per un'altra puntata rubata alla Blazor Conference nei corridoi, soprattutto. E questa volta ai microfoni di .NET Podcast abbiamo Antonio Venditti. Ciao Antonio. Ciao Emanuele. Allora Antonio, step rituale iniziale. È la prima volta che fai un podcast con noi, quindi ti devi presentare. Allora, io sono Antonio Venditti, sono un solution architect in Blacksyn da ormai quasi 2 anni. Mi occupo di architetture cloud native e in particolare abbiamo un paio di clienti su cui utilizziamo effettivamente la tecnologia di Blazor e siamo venuti qui a raccontarcela. Fantastico, è un'introduzione di tutto rispetto. Allora, parliamo un po' della tua sessione. Tu hai parlato di CI/CD applicato a Blazor, soprattutto con diverse declinazioni. Esatto. Allora, primo step, forse per chi non dovesse ancora saperlo nel 2022, chiariamo i concetti di CI/CD? Va bene. Allora, in un processo di DevOps esistono 2 macrofasi. La prima fase è quando dobbiamo portare all'interno della main branch il nostro codice che stiamo sviluppando sulla nostra macchina e dobbiamo avere un controllo che quello che sta andando sulla main branch sia corretto e che non scassi il codice fondamentalmente. E quindi abbiamo la necessità di buildare la nostra soluzione, che è il requisito minimo per portarlo in main, e che tutti i test siano verdi o che passino, e quindi che non abbiamo spaccato delle funzionalità che non abbiamo sulla main branch. E questa è la parte di integration, quindi di CI. Una volta che siamo riusciti a superare la fase di integrazione del nostro codice, abbiamo il problema di deployare questo codice all'interno dell'ambiente o degli ambienti che ospiteranno la nostra applicazione, che serviranno la nostra applicazione all'esterno. Perché parlo di ambienti? Perché tipicamente ce ne sarà almeno 2, uno di preproduzione dove verranno effettuati dei test di approvazione da parte del cliente o internamente se è un prodotto che state sviluppando, e poi portare in maniera automatica o semi-automatica legata ad un'approvazione di qualcuno nell'ambiente vero di produzione e quindi con tutto quello che ne consegue, ad esempio sia a livello di codice ma di banca dati, e quindi questo è la continuous delivery del nostro codice. Perfetto, soprattutto nella tua sessione l'hai fatta in diverse salse, diciamo. L'abbiamo provata in diverse salse, abbiamo cercato di mettere a confronto i 2 prodotti che Microsoft mette a disposizione, che sono GitHub e Azure DevOps, cercando di capire i punti di contatto delle piattaforme e i punti di non contatto, quindi dove ci sono ancora delle diversità. Ci sono tanti punti di contatto, quindi la struttura della nostra pipeline fondamentalmente è sempre la stessa, con dei piccoli aggiustamenti sul codice. Alcune task all'interno di GitHub Action ancora sono carenti perché è un ambiente nuovo che sta evolvendo, c'è una community dietro e anche Microsoft sta continuamente rilasciando delle action, e mentre in Azure DevOps c'è un minimo di integrazione maggiore e una maggiore quantità di task già disponibili built-in senza dover ricorrere a scripting anziché CLI particolari di ambiente di produzione o stage da invocare. Tipicamente una delle cose che ho fatto vedere, che abbiamo visto, è deployare la nostra applicazione una volta containerizzata e quindi buildato e pushato la nostra immagine su un container registry. Se nel caso in cui dovessimo pubblicare questa immagine all'interno di una web app su Azure, la GitHub Action non esiste ancora, e quindi siamo un workaround che abbiamo mostrato è quello di utilizzare la Azure CLI per fare l'aggiornamento dell'immagine, mentre in Azure DevOps questa cosa è già built in nei task tipici di web app che la piattaforma ci mette a disposizione. Ok, quindi mi stai dicendo che avete deployato su web app.
Esatto, okay. L'abbiamo in due salse l'abbiamo mostrata, sia classica, quindi deployiamo il nostro codice buildato, quindi la pubblicazione classica e con un file zip, tipicamente, come avviene normalmente, e poi invece un po' più evoluta, utilizzando la funzionalità di container, che sotto, al di sotto, abbiamo sempre Kubernetes in questo caso, solo che la web app ci nasconde tutto lo strato di ingress, tutto lo strato di deployment set, che invece dovremmo gestire in ambito AKS o qualsiasi sua declinazione di un ambiente Kubernetes, che vale lo stesso AWS con AKS o un cluster on-premise, per chi vuole. È interessante. A questo punto mi viene da farti una domanda sulla parte di CI/CD per un'applicazione Blazor, soprattutto per la parte web hosting. Supponendo di avere dietro le quinte un set di API destinato alla mia applicazione front-end, okay, alla mia single page application, e come affronti in Blazor la necessità di fare sostanzialmente build once, tra virgolette, deploy everywhere? Ok, ok. Se siamo in un contesto Blazor WASM dove sostanzialmente non è stata, quindi lo strato di API è in un'altra applicazione, è già pronto, quello che produciamo sono dei file statici. E quindi, ad esempio, Azure ci mette a disposizione la qualunque, dalla Web Static App a storage, che poi avere un accesso pubblico alla qualsiasi. E quindi la fase di build che produrrà questi file statici sarà poi deployabile n volte in qualsiasi ambiente, anche manipolando questi file statici, ad esempio a livello di configurazione, perché il file WASM Blazor WASM ha al suo interno il concetto di upsetting, che possiamo sfruttare e manipolare in fase di deployment per poter aggiungere o modificare tutte le configurazioni specifiche di quell'ambiente in cui stiamo deployando. Però sempre file statici sono, non abbiamo bisogno di un motore che ad esempio esegua .NET o che ci esponga le API, perché ad esempio già le abbiamo in un'applicazione ad hoc o in uno strato di function. Se lo possiamo fare gestendo il course, si può fare tutto. Banalmente un replace di qualche token e pace. Esatto. Ci sta tutto. E per completare, sicuramente riguardo a quello che hai fatto, sicuramente la tua è una sessione molto, come molte altre tra le altre cose, pratica, nel senso che richiede vedere, toccare con mano per avere contezza di quello che viene fatto. Ma è un po' lo spirito della nostra community, cioè nel senso, sì, andiamo a fondo sui concetti, ma quello che noi portiamo è la nostra esperienza, è il nostro quotidiano all'interno della community, diciamo, questo è quello che noi, questo è quello che io faccio, questo è quello che io propongo come esperienza, mi piacerebbe condividerla, forse a qualcuno può tornare utile, a qualcun altro probabilmente no, ma il senso di community è quello di condividere e stare insieme, perché oggi ci siamo trovati tutti insieme con persone che ci conosciamo via chat, via meetup, oggi ci siamo ritrovati tutti insieme ed è stato una bella esperienza, una bella condivisione. Ed era ora, finalmente. Finalmente, direi. È giusto per far rosicare anche i nostri ascoltatori, termine tecnico rosicare, possiamo parlare delle mozzarelle di ieri, a quel punto. Certo, ieri c'è stata tutta la fase preparatoria che ci ha visto coinvolti in alcuni membri e ci sembrava giusto condividere anche i nostri sapori, i miei sapori, vengo dalla provincia di Latina sul Pontino, stato su un paio di chili di mozzarelle che sono servite allo scopo e sono bellamente finite, meno male, accompagnati da tarallucci pugliesi da un altro membro della nostra community. Assolutamente, abbiamo gradito, come abbiamo gradito a cena, come gradiremo a cena tra poco. E Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te, Emanuele. Invito, nel caso volessi anche con noi condividere la tua esperienza in puntate di .NET Podcast, sei il benvenuto. Quando volete, io ci sono. Basta, io l'invito te l'ho fatto. Devi solo dirmi di cosa vuoi parlare e poi registreremo qualcosa.
Ti ringrazio ancora, quindi ti saluto. Salutiamo tutte e tutti a casa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E a tutti.